Buon pomeriggio a tutti. Oggi sono veramente, non so come posso dire, eccitato o felice, super fatta, potrei dire così. Perché oggi avremo la possibilità di parlare con il modello più longevo al mondo, perché questo lavoro è bellissimo, però molte volte, per motivo di carattere, per motivo di il lavoro che c'è, alcune volte il lavoro che non c'è, ogni tanto, e uno si stanca e avere un personaggio che andremo a presentarvi, che lui ha continuità in questo lavoro, a me mi fa veramente sognare e soprattutto capire come ha fatto arrivare a fare questo lavoro modello per 42 anni. E lo farò ancora perché appena ho detto, io voglio fare questo lavoro finché avrò la possibilità. Questo per me è tanto di umiltà, tanto di ammirazione a questo signore. E molto di voi lo sapete già chi è, però ve lo presento. Però prima di tutto c'è la mia collega Priscilla. Ciao, benvenuti. Ciao Priscilla, oggi sarà una giornata veramente affascinante, no? Sì, per la prima volta abbiamo come ospite un modello, cioè maschile, cosa che generalmente tendiamo sempre ad associare l'ambito della moda come, sempre nel lato femminile. E più che altro abbiamo la fortuna anche di avere uno dei più longevi, proprio a livello italiano, e quindi ha voglia l'esperienza. Tanto, E siamo tanto. davvero, davvero, davvero onorati dell'opportunità. Davvero. Infatti, è tutto è stato last minute, no? Perché lui lavorava, era occupato e ogni secondo prego, dice, speriamo che ce la faccia, speriamo che ce la fa per quello che siamo qua in questo momento e non vedo l'ora di presentarvelo. Ok, allora andiamo subito a presentare Massimo. Benvenuto, Massimo. Ciao Massimo. ragazze, ciao, Ciao buongiorno. Massimo! Sono molto felice di essere qui con voi e anche con il pubblico, insomma, che ci ascolta. E Ciao quindi grazie, Massimo, grazie del vostro invito. grazie a te, grazie a te. Se fosse bionda a questo momento mi vedresti boldo, te lo giuro. Ciao Massimo, good to see you, che bello, che bello, benvenuto. Grazie mille Grazie, davvero, grazie. grazie per il tuo tempo. Allora, da dove cominciamo? Io comincio con uno. Delle cose che pensavo, perché questo lavoro molto volte celebriamo le donne in questo ambiente dove le donne sono sempre superstar, supermodel anche 80 anni, no? Per l'uomo è raramente che hanno questa possibilità, solo Sean Connery, perché è un attore che è rimasto sempre top class fino alla fine della sua giornata. Io mi chiedevo, se fossi una donna che sta avendo carriera, che sta avendo in questo momento, saresti più celebra, cioè, come si dice, saresti un po' più celebration o come si dice, celebrity, non so parole giuste in italiano, celebrata, si dice? Celebrato. Beh, come hai detto, il mondo della moda è principalmente donna, insomma, noi uomini siamo arrivati dopo, siamo arrivati. Ma io ho fatto dei servizi fotografici con delle donne con i capelli bianchi molto belle, molto eleganti. Quindi, però sono pochissime, quindi che una donna possa fare questa carriera per tanti anni. Sì, magari poi ogni tanto chiamano queste icone della moda degli anni Ottanta, anche loro. Sì, insomma, ripeto, a volte ho lavorato con delle donne molto, molto eleganti, perché io una donna con i capelli bianchi la trovo interessante, la trovo elegante. No, neanche io sono d'accordo con te perché ho avuto la possibilità di lavorare con la Benedetta. Io la ammiravo ogni modo, come muoveva, come camminava, come parlava, perché lei aveva una classe diversa delle ragazze che erano con me, delle ragazze della mia età, no? E dove tutte le ragazze, ti devo anche dire la scena di questa sfilata, dove tutte le ragazze giovani come me erano un gruppo, no? Io che vedevo questo bellezza, questo
questo top model, quello quando dicono è veramente top model, e vedevo da lontano e cercavo di avvicinarmi, tipo, buongiorno, sono come una bambina, ero proprio affascinata di lei, no? E cercavo di imparare qualcosa da lei, di come faceva. E di questo, voi che avete più esperienze di noi, io vi ammiro tantissimo, perché tu sai molto bene, no? Questo ambiente, abbiamo a che fare con dei clienti molto particolari, no? Questi clienti molto particolari possono anche essere un po' trattarci, perché io potrei dire tanti di queste esperienze qua, trattarci in maniera veramente sgradevole, perché se una modella io sono padrone. Ok. Io mi chiedo, come hai fatto a superare quello momento lì? Perché non è facile. Guarda, io ho iniziato, ero giovanissimo, avevo 21 anni, quindi per me io ho rubato tanto con gli occhi, io ero piccolo, cioè giovane, ero giovane, quindi poi ho lavorato tanto con persone più esperte. Questo mestiere, questa professione mi ha insegnato molto a stare in mezzo, a saper stare in mezzo alle persone, questa è una cosa importantissima, ma vale per tutte le categorie, insomma, per tutti gli ambienti di lavoro. Il fatto di saperti comportare, saper comunicare con le persone è alla base di tutto. Poi, come hai detto tu, sì, ci sono delle tu vai a lavorare un giorno e ci sono delle persone che magari si portano i problemi da casa. Allora, la capacità di non collegarti a queste persone quando hanno così un'energia negativa, un'aura così, insomma, poco piacevole. A volte è capitato, insomma, però la maggior parte delle volte è quello che tu dai generalmente ricevi. Se tu giuri in modo educato e rispettoso, io ho sempre trovato così. Poi sì, qualche volta è capitato qualcuno che magari si portava baturnie da casa, però insomma, per me è stata comunque un crescere e un sapersi comportare in questo ambiente, perché noi andiamo, lavoriamo in un giorno, siamo 20 persone, non conosci nessuno e ognuno ha la sua realtà, no? Sì, è vero. Tu ti poni in modo positivo e poi, insomma, tutte le persone devono fare così, insomma, dovrebbero fare così, ma come ripeto, in tutte le categorie di lavoro, nella vita in genere, no? Se tu ti relazioni in modo positivo, dovresti ricevere altrettanto, in teoria. Guarda, la moda ci dà tanto, ci toglie anche tanto, no? Posso chiedere quanto la moda ha dato a te? Quanto ti ha dato la moda? Tantissimo. E quanto ti ha tolto? Guarda, a me mi ha dato tantissimo. Io, se posso raccontare, io a 21 anni ho iniziato questo lavoro per caso, perché i miei genitori, come tanti, volevano la sicurezza, il posto fisso. Io lavoravo in un ufficio, poi un giorno mi è capitata questa esperienza così di fare una sfilata, e per me era come un po' la storia di Cenerentola, no? Che andava al ballo quando ho fatto la sfilata, e quando tornavo in ufficio per me era come pulire per terra, insomma, con tutto il rispetto per l'ufficio. Poi ho deciso che il lavoro dell'ufficio non era per me, non era fatto assolutamente da me, l'ho lasciato. Quindi ho rischiato, la sorte mi ha premiato, la fortuna, il treno che è passato in quel momento. Diciamo che poi negli anni 80 c'era molto più fermento, anche questo è stato, insomma, mi ha aiutato molto, perché c'erano tantissimi eventi, tantissime sfilate, e quindi ho iniziato questa professione con un'eccellenza del Made in Italy, che è la sartoria. La sartoria, lì non dovevi portare lo stile e l'eleganza in giro per l'Italia e per il mondo. Io sono stato testimonial anche con un'accademia molto importante, l'Accademia Nazionale dei Sartori. Sono tuttora il testimonial, insomma, ogni 2 anni c'è un congresso mondiale della sartoria e giriamo il mondo, e quindi con molto piacere sono il rappresentante di questa istituzione. E dicevo, la sartoria è un'eccellenza, è una nostra eccellenza. Io mi sono
Penso di averla rappresentata degnamente, ecco, quindi... Direi proprio di sì. Sì. Bellissimo. Quindi... volevo chiederti, per quanto riguarda proprio questa evoluzione, la tua carriera in ambito proprio di modello, come vedi l'evoluzione e l'importanza che ha preso piede il modello uomo nell'ambito della moda? Oddio, beh, non voglio farmi nemico nessuno, io posso parlare per quello che ho vissuto. L'evoluzione dell'uomo, beh, oggi vediamo delle immagini di aziende che rappresentano, vogliono presentare la loro collezione con modelli, certo tutto cambia, tutto è in evoluzione, però insomma a volte non mi vedo rappresentato, perché a me comunque mi piace sempre un certo stile e una certa eleganza. Poi ci può essere una innovazione, ma secondo me l'uomo elegante è sempre ben visto. E tra l'altro oggi ne vedo molto pochi di uomini vestiti in modo elegante, però mi piace vestire anche sportivo, non solo in giacca e cravatta. A parte poi l'eleganza la trasmetti in tanti aspetti, in tanti modi, non solo nel tuo modo di essere, nel tuo modo di esprimerti, come ho detto prima, di relazionarti con le persone. L'eleganza è una cosa che io che ho dentro, e questa professione mi ha permesso di così di poterla crescere, farla crescere, ecco, insomma. Perché praticamente avevamo parlato anche con un ragazzo che abbiamo avuto l'opportunità di intervistare, lui parlava proprio di questo, che in questo momento anche la moda dell'uomo elegante in Italia, a prescindere che ci sia questa storia enorme dietro di generazione in generazione di quello che è la sartoria, si è andata a perdere. E quindi volevo proprio la tua opinione, perché pensi che questa eleganza e questa sartorialità si è un po' persa nel tempo e adesso invece la moda si è più evoluta nell'ambito di streetwear, di qualcosa di più comodo? Ma guarda, io vesto comodo, vedi, oggi mi presento così in modo molto comodo, con giacca e cravatta, perché poi comunque mi piace stare comodo, però sì. Ti assicuro che quando io mi vesto in modo, diciamo, curato, così molto curato, quindi in questo caso con la giacca, la camicia, la cravatta, probabilmente anche il mio lavoro mi ha aiutato, voglio dire così, però insomma un uomo lo vedi, io la mia deformazione così, diciamo, professionale, ma io un uomo elegante lo vedo subito, vedo subito, ma non solo dal marchio di azienda che porta, per come ho detto poco fa, per come si esprime, per come si pone. Anzi, con l'occasione volevo dire, ci sono tanti giovani che non hanno lavoro, non trovano lavoro. Sapeste quanta richiesta c'è in questo settore, nel mondo della sartoria? Non ci sono più ragazzi giovani che hanno la capacità o la pazienza. Insomma, sono molto pochi. È un settore che magari richiede tanta manodopera giovanile e non se ne trova. Magari, ecco, questo se può essere un messaggio per un giovane che ha l'ispirazione. Esatto. La passione, ha voglia, però se comunque noi, sai che anche il messaggio che noi riceviamo tutti i giorni, perché ormai in trattenimento la TV ti proietta delle cose che ti porta lontano da realtà, no? Cioè, molti di questi ragazzi giovani magari vedono, anch'io vedo sempre belle donne, mezzo nude, più nude, così, no? Allora diceva, beh, se ce le fa lei, ce la faccio anch'io. Esatto. Pensano neanche, magari, cominciare con uno primo steps, no? Vogliono prendere l'ascensore per arrivare subito sopra. Magari quello è per quello che io voglio capire, perché, cioè, da te, come dicevi prima tu, si tratta di un ambiente della moda, ma perché sognavi di fare questo lavoro da giovane o ti è capitato così? No, è stata tutta una casualità, come ti ho detto, io lavoravo in ufficio e un giorno il mio capo ufficio mi ha detto: vuoi venire a vedere una sfilata? Io ho detto sì, vengo. E quindi io è come se fosse andato in un ballo
un salone bellissimo, c'era questo grande albergo, quindi c'era tantissima gente. Quando ho visto la passerella con i modelli e le modelle, è stato come un po' un sognare, come penso che per tanti giovani, tanti ragazzi e ragazze, è un sogno calcare una passerella. E dopo il mio capo ufficio mi ha detto: ma tu sai che io ho la fortuna di avere una taglia standard. Poco dopo è capitato che hanno fatto un altro evento, mi hanno provato un abito e a me mi stava perfetto, perché nel senso che io ho la fortuna di avere una taglia proprio standard, che tutte le aziende fanno i loro vestiti in una taglia che a me mi appartiene. E da lì io poi ho continuato, ripeto, negli anni 80 c'era un grande fermento. Ne ho fatta una, ne ho fatta due, ne ho fatta tre. Dopo qualche anno ho lasciato un lavoro certo per un lavoro incerto, perché il nostro è un lavoro incerto. Wow. Tu non hai la certezza di sapere quanti impegni hai, no? Sì, è Però vero. insomma, hanno imparato a conoscermi, quindi ho lasciato questo lavoro. Sono andato nel 1986, sono andato un mese in Giappone, mi hanno chiamato, sono stato un mese in Giappone. Io era come se fossi andato sulla Luna, in un'altra cultura. Quella moda italiana nel 1900, negli anni passati, era veramente, insomma, è stato bellissimo, perché poi scendi dall'aereo, c'erano tutte le televisioni che ci aspettavano. Il Made in Italy era molto importante quando andavo in Giappone, e da lì ho preso così, la mia strada all'improvviso è cambiata e non mi sono mai pentito. Però ripeto, io sono stato anche fortunato, è come se passasse in quel momento un treno e io sono riuscito a prenderlo, capito? Una serie di circostanze, di cose, e quello è stato il mio inizio. E dopo, appunto, c'era Piazza di Spagna a Roma, le collezioni a Milano sono venute tutte dopo. Wow. Quindi Oh, ho. scusami, continua pure, dopo ti faccio domanda. Sì. E quindi è stato tutto un susseguirsi di eventi, di viaggi, di sensazioni piacevoli. Io ho avuto l'opportunità di trovarmi in situazioni e in posti con questo lavoro che difficilmente, cioè non sarebbero mai capitati. Tipo, che ne so, posso dire che qualche anno fa ero a Taiwan. E la moglie del presidente della Repubblica di Taiwan ha voluto sfilare con me, io l'ho accompagnata in passerella. Sì. Anche situazioni così, un po' divertenti, piacevoli, insomma, perché Che bello! poi ognuno vorrebbe essere partecipe, no? Che Quando si vanno a questi eventi di moda, anche lo spettatore vuole essere bello! partecipe. È E vero, se qualche volta tu riesci a farlo, insomma, di rendere partecipe una persona, insomma. è vero. Perché no? Bene. Allora ti faccio una domanda. Nel percorso della tua carriera, hai detto proprio che hai lasciato comunque un posto fisso per qualcosa di incerto. Tuttora, oggigiorno, il fatto di prendere una decisione del genere, comunque visto come una cosa molto molto coraggiosa, come è stata percepita in quel periodo? Perché ancora in quel periodo si cercava ancora di più, si era ancora più legati a questi paradigmi messi dalla società. Quindi, come in quel periodo è stato ricevuto dai tuoi genitori, dato che proprio hai lasciato per dedicarti a questa cosa così incerta? Sì, guarda, io ho avuto anche tenacia, nel senso, poi ripeto, ancora c'era molto fermento nel mondo della moda. Quindi oggi, se un ragazzo dovesse lasciare ad esempio un impiego, un lavoro certo per questo, beh, io non posso dire, lo sconsiglierei, poi ognuno può fare ciò che vuole, però è difficilissimo, perché oggi questa professione, insomma, capito, la tecnologia ha portato dei cambiamenti, i social, tutte queste cose qui, insomma, prima avevamo un'identità ben definita, oggi, insomma, con tutto il rispetto, ognuno ha un bel ragazzo, una bella ragazza che non ha esperienze,
può fare il modello, però poi comunque non è facile. Io quando a volte mi chiedono, prova a stare in passerella davanti a 1000 persone, ad esempio, come è capitato, non è facile, insomma, ci vuole una certa, un certo carattere, un certo carisma, perché tutti lo possiamo fare, ma poi lo devi saper fare, con sì, eleganza, quindi con naturalezza. Oggi io sconsiglierei, insomma, sinceramente, con la situazione che poi, tra virgolette, con questa situazione che c'è da un anno e più, dove tutto è molto così, è tutto molto campato in aria, è da prendere con le molle. Guarda, delle cose che hai detto sul lavoro di oggi, di modella di oggi, modella oggi, sono d'accordo con te, perché, come ti dicevo prima, alcuni clienti sono veramente quello che sono, e perché tanto sanno, se non ci sei tu c'è qualcun altro che prende il tuo lavoro in 5 minuti, perché lo vediamo in queste cose qua, no? E il fatto che tu sei riuscito a mantenere il tuo equilibrio in questo ambiente, guarda, di questo avrò rispetto per sempre per te, perché, come dici anche adesso, oggi tutti vogliono essere modelle o modello, perché è la via più facile, tutti vogliono prendere, però senza sapere che c'è un sacrificio, anche un costo, no? Perché ogni giorno che tu vai in passerella, tu vai a imparare, imparare, esatto, cioè lo sai, cioè comunque, e anche indossare un abito nuovo è come reinterpretare un ruolo nuovo, no? E questo cose qua oggi non è così, non è così, basta che tu indossi, basta che tu ti fai cheese, bella, e pensano già che tu sei modello, invece no. Allora, Massimo, c'è una cosa che voglio chiederti. Hai un sacco di esperienze, delle esperienze infinite in questo abito. Sicuramente hai tanto altro abito che potresti raccontarci, però facciamo focus sulla moda. Hai mai pensato a scrivere un libro su tue esperienze da donare a noi o tante altre persone che non vogliono neanche fare modello, che vogliono anche vivere una vita normale per sopravvivere, nel lavoro o una vita normale? Ma qualche cosa hanno scritto di me, ma è una cosa che mi piacerebbe, insomma, mi piacerebbe, come ti ho detto prima, forse ci penserò più avanti, adesso ancora mi diverto, mi piace girare così, però magari è nei miei progetti, non so, prossimamente, probabilmente questa cosa, perché ho tante cose da raccontare, insomma, quindi ho detto alcune così. Alcune non le posso raccontare, perché insomma, no, scherzo, sono, però sì, ho tanti aneddoti simpatici, divertenti. Guarda, una cosa che posso dire di questo, quando mi chiedono di questo, io questo lavoro, ma io ho riso tanto, mi sono divertito tanto, perché gli anni 80 erano molto frizzanti, divertenti, effervescenti. Oggi è un po' diverso, insomma, a prescindere dalla situazione. Però tutto un po' si è, ripeto, la tecnologia ha fatto crescere tante cose. 20 anni fa eravamo molto, molto protagonisti, quindi ho divertito tanto. E posso dire anche che comunque questo lavoro non è solo divertimento, perché fa anche tanto impegno, perché a volte ti chiamano in orari insomma inconsueti, tipo ti puoi alzare alle 3 della mattina, sì, oppure fare le foto fino alle 2 notte, sì, con il clima che può essere caldo o freddo. Guarda, 20 giorni fa ho lavorato proprio in mezzo al freddo, insomma, sì, però devi essere professionale, quindi ci sono anche degli aspetti, insomma, da considerare, però insomma, ripeto, io sono contento, mi sono divertito e voglio divertirmi ancora. Che bello Massimo. Allora, che suggerimento faresti, anche se non vuoi scrivere un libro adesso, perché io sarei veramente più che felice a ricevere una copia da mettere sul mio archivio per capire, per leggere un po' di più, per conoscerti un po' di meglio. Allora, che suggerimento faresti alle persone che vogliono, non parliamo solo di moda, di un'attività longevo, si dice, come hai fatto tu, come hai cavalcato, come hai schivato, come
hai sorriso, come hai guardato che la gente riesca a capire, anche senza parlare. Come hai fatto? Cioè, io uso, come hai fatto? 42 anni, come hai fatto? Non lo so neanche io, ma mai avrei pensato delle cose. Guarda, io non ho un segreto, poi è il segreto che ognuno di noi sa. Il fatto quello di volersi bene vuol dire condurre quindi una vita. Certo, a 25-30 anni ero un po' più turbolento, ma non, comunque ho sempre tenuto dei principi importanti dentro di me, no? Ad esempio, una vita sana è alla base, questo lo sappiamo tutti, no? Non è che dico niente di che. Un'attività sportiva ti porta a stare bene anche esteticamente, fisicamente, mangiare bene, condurre insomma una vita regolare, ma questo deve far parte, dovrebbe far parte di ognuno di noi, no? Poi ripeto, questo, lo stare in mezzo a questo ambiente mi ha dato molto, ho capito tanto, ho guardato molto con gli occhi, stare in mezzo alle persone, quindi avere anche stare in un senso di tranquillità tua, serena, insomma, arrabbiarsi non serve a niente, ad esempio, no? Io, forse fa parte del mio carattere, cerco sempre di guardare l'aspetto in modo positivo. Poi mi arrabbio anche io qualche volta, non è che sia. Però, insomma, diciamo anche l'età, forse anche la maturità ti portano a vedere le cose con più raziocinio. E ripeto, volersi bene nel giusto modo, una giusta alimentazione, un'attività sportiva, queste sono le basi. Quindi il resto poi viene da sé, insomma, fa parte del tuo essere. Wow. Sì. Guardandoti adesso e guardando tutto il tuo percorso, cambieresti qualcosa o magari in un particolare momento della tua vita hai detto forse avrei potuto fare così o avrei potuto dare di più o forse avrei fatto qualche altra modifica? No, guarda, non ho rimpianti, il percorso mi ha portato qui, sono contento, sono ben felice. Wow. In questo momento, cioè, sono ritornato, io ho vissuto a Milano per tanti anni, poi io sono di Roma, poi sono tornato a vivere a Roma, adesso sono ritornato a Milano perché questo lavoro ti porta ovunque. Abbiamo detto questo lavoro qui, insomma, è la capitale della moda, è Milano, quindi gli stimoli sono sempre alti, importanti, e poi lo faccio con piacere e con professionalità, insomma. Che bello. Perché io so che uno stilista, quando mette un abito o un sarto, mette un abito addosso a me, si vuole sentire rappresentato, e dietro so tutto il lavoro e l'impegno che ci può essere. È vero. Quindi cerco di rappresentarlo al meglio, ma mi viene così, ecco, insomma, fa parte del mio modo di essere. Allora, se è possibile fare una special master per le modelle nuove, modelli, tu saresti un grandissimo professore in questo, perché se qualcuno volesse che ne so, delle lezioni di portamento, magari sono qui. Perché no, può essere. Ragazzi, se volete il comportamento, soprattutto, sembra che è facile, come hai detto tu, indossare un abito. Non è così. Non basta essere solo bella, alta, magra. Non è così, assolutamente non è così. Una cosa volevo chiederti. Allora, la moda è cambiata, come abbiamo detto prima. È più streetwear, più... Come dicono i rapporti con i tuoi clienti di alta statura, riescono a sopravvivere in questo momento anche loro o hanno un piccolo un po' di, come si dice, winding, like, fanno fatica a... Sì, è un momento di stasi, come tutta l'economia, insomma, ne risente, insomma, si è fermato tutto. Diciamo, speriamo che questa nostra intervista sia il viatico per una ripartenza, perché vedo qualche cenno di, insomma, si avverte nell'aria, insomma, anche il bel tempo, insomma, questi giorni che c'è il sole, visto che oggi ero in Duomo, la gente è uscita, voglio... Non ti sentiamo più. Massimo? Eccomi, mi senti? Ti sentiamo adesso, ti sentiamo.
Quindi ecco, diciamo che questa situazione terminerà prima o poi. Sì, le aziende adesso si sono un po' rallentate, però comunque non si sono fermate. C'è un rallentamento dovuto un po', insomma, a tutta questa situazione, però non fermate, però insomma stringiamo i denti come un po' tutti, voglio dire, però basta con stringere i denti, è un altro. È vero. Dai, basta stringere i denti, parliamo delle cose sexy. Sexy, quando dico questo, vuol dire parliamo delle donne sexy. Tu hai conosciuto questo ambiente? Come sono? Hai ancora rapporti con loro? Come sì, ti vedono con piacere o ti vedono tipo, ancora qua? Sai come sono le donne, no? Allora, va bene. Io ci sono stati degli eventi, come ho detto prima, ho fatto Piazza di Spagna e poi un altro evento che hanno fatto a Roma. Lì ho avuto l'opportunità di vederle proprio tutte insieme, le varie top model famose, dalla Schiffer, Naomi, Jasmine Gauri, quindi le ho viste tutte, e non mi era mai capitato di vederle tutte insieme, perché eravamo dentro un albergo, ci stavamo tutti cambiando, e credevo che tra loro non ci fosse, tra virgolette, una competizione, e invece anche in modo molto elegante ma molto sottile ognuna di loro ho percepito io questa cosa, che voleva essere la prima donna, ecco, insomma c'erano tante prime donne, però anche questo è un aspetto piacevole, no? Perché ad esempio io quel giorno, questo evento che hanno fatto a Piazza Navona, sono uscito con l'allora modella Carla Bruni. Oh my God! Sì. E quindi c'era tutto un atteggiamento molto, molto sottile, molto elegante. Ognuna di loro non voleva essere da meno dell'altra, insomma. Vabbè, questo è un aspetto che può appartenere un po' più all'universo femminile. Tra noi uomini, cioè, è vero. Beh, mi hai detto sexy, che ne so, ci sono state delle manifestazioni molto belle, tipo, che ne so, abbiamo fatto degli eventi in lingerie, vedevi tutte delle ragazze tutte, sì, insomma, divertente, si è riso molto, come ho detto, tutto è un aspetto bellissimo. Io, la prima cosa che mi viene da dire, ripeto, è che io ho riso tanto, perché poi ci facciamo tantissimi scherzi. Tantissimi scherzi, ma Massimo, secondo me devono darti uno grande award, no? Per il tuo lavoro in tutte maniere, per carriera, per determinazione, per continuità, per umiltà, perché sei una persona umile. Ma è impossibile che in Italia non riesci apprezzati, però se tu arrivi da lei sono tutti lì a dire signor Massimo bla bla bla, ma perché in Italia non riesci a apprezzarti così tanto? Sei unico. Guarda, l'ultimo evento che ho fatto prima che interessi questo, quindi 2 anni fa, sono stato a New York, contento perché ho lavorato per uno stilista che voleva tutti gli uomini del mio target, ero l'unico italiano su 50 modelli, ero l'unico italiano. Quindi già questa è stata una cosa molto che mi ha fatto piacere, insomma, però va bene, dai, se verrà, se ci sarà un riconoscimento va bene, se no non è che sia una cosa che io mi faccio un cruccio di questa cosa qui, insomma. Allora, sono contento uguale, la mia attività mi ha portato a conoscere tante cose belle, quindi sì. Guarda, Massimo, ci sono un paio di domande che ti fanno. Allora, prima di tutto, c'è senza dubbio un uomo molto affascinante, ma cosa porta un uomo ad accettare il cambiamento del proprio corpo invece di ricorrere alla giovinezza? Aspetta, scusa, non ho ripetuto. Non ho capito bene. Cosa porta un uomo ad accettare il cambiamento nel proprio corpo invece di ricorrere alla giovinezza? Guarda, io, allora, per quanto mi riguarda, io non farò mai niente. Cioè io accetto il passare del tempo, il tempo che non siamo, io che ne so, ognuno è libero di scegliere ciò che vuole, insomma, però poi non siamo, abbiamo degli esempi tutti quanti, vediamo, insomma, delle persone così che hanno fatto dei cambiamenti, poi non so se possono essere contenti,
Io accetto il tempo che passa e non. bello. L'importante è che stai, diciamo così, mantenere lo spirito giovanile, ecco, quello deve essere importante. Poi le rughe io ce l'ho, me le tengo, adesso ho anche i capelli bianchi, grigi, però insomma, vabbè, mi piacciono, me li tengo, mi piacciono. Ah beh, certo. Poi ti chiedono anche se ci sono competizioni anche tra voi uomini. Guarda, negli anni 90 sì, ce n'era un po' di più, adesso no, insomma, non, io per quanto mi, cioè, potrei farlo io, tra virgolette, ma nel senso, ma non l'ho mai fatto, mi pongo sempre allo stesso piano, Che bello. ti ritrovi lì, il rispetto per il prossimo è importante. Invece prima c'era, lo vedevi, lo percepivi, nel senso che andavi a fare che ne so, una sfilata e non mi parlavano, non mi hanno parlato. Perché, sai, questo lavoro si vive nella competizione, no? Se c'è la sana competizione va bene, ma. Sì, poi nell'ambito vostro anche dell'uomo magari c'era anche più ancora era più mirato perché magari di donne ce n'erano tante che facevano nell'ambito della moda, magari di uomini invece erano modelli, cioè c'era meno quantità di modelli, quindi cioè, magari c'era una competizione un po' più viva. Esatto. Eravamo molti di meno, molti di meno. Ripeto, la tecnologia oggi ha allargato tutta questa fascia di questa fascia. Quindi oggi no, ti metti sui social così, qualsiasi social, e È vero. quindi, però, insomma, poi ognuno è anche il passato dei tempi, che voglio dire che non possiamo rimanere ancorati sempre a una cosa. Io accetto tutto quello che avviene, poi ognuno sceglie, insomma. Poi l'ultima domanda prima di passare a ti chiedono anche la romanità in te, ha influito sulla tua visione della vita? Si sente molto? Si sente molto? Penso che sia la tua calma. No, io non senti, io non so, namo, famo, semo, non so, però comunque il mio accento si sente. Guarda, posso dire questa cosa, no? Ad esempio, io sono venuto a Milano tanti anni fa, proprio tanti anni fa, 20 anni fa, e questa romanità poi alla fine viene cercata. Nel Ah, senso, ok, Piera no, Sexy. nel senso che quando mi trovavo in situazioni di lavoro, dipende, come ho detto prima, sempre come ti poni. Se tu ti poni in modo rispettoso della persona con cui sei davanti. Poi magari mi vengono a me, tutti volevano parlare romano, mi venivano a parlare loro in dialetto romano. Ma se ti poni in modo piacevole, se vuoi fare l'arrogante o il presuntuoso, così, ma questo vale in tutte le parti È d'Italia. vero, Se è fai vero, è l'arrogante vero. e il presuntuoso, poi stai un po' lì. Poi Quindi no, l'ultima la domanda. romanità non mi ha portato nessun discapito, anzi. Ecco, poi Jessica dice l'ultima domanda, promesso. Negli Ma io sono qui ultimi anni. per questo, quando vuoi. Dice, e questo è un fatto davvero molto interessante. Negli ultimi anni l'uomo maturo, cosiddetto Teri, ha preso il sopravvento e piace di più del giovane, proprio perché porta insomma questa eleganza che sembra stata, cioè, che è stata un po' ripresa e quindi risveglia un attimo lo sguardo femminile verso l'uomo. Cosa ne pensi al riguardo? Beh, sì, sono d'accordo. C'è anche, diciamo, questo. Ora un uomo che posso dire di 50-60 anni è un uomo molto giovanile rispetto a un uomo di 30 anni fa, no? 30 anni fa, 40 anni fa, È vero. un uomo di 50-60 anni così. Oggi l'uomo tiene molto a se stesso, si cura molto di più. Ecco, ad esempio, chi volesse capitare a Pitti Uomo, è una manifestazione dove ci sono tutti. Gli addetti al settore, lì è proprio un festival del più giovane. Maschio. Se fatto con eleganza mi piace. Poi ci sono anche le eccezioni, le esasperazioni, lì un pochino ho qualche dubbio. Però insomma, ma è giusto che l'uomo tenda a rimanere giovane, ripeto, soprattutto se lo sei nello spirito. Poi se ti vuoi bene, anche esteticamente, sana alimentazione e sport, che sono la base, ti porta avanti. Vuole anche genetica però, perché non è sempre così, ci vuole anche genetica. Sì, anche quello a me mi ha aiutato, insomma, va bene, sono stato fortunato in questo.
C'è una persona da New York che ti dice: Massimo, ti adoro, sei un signore. Beh, lei è un angelo, Nadia, stai parlando di Nadia? Nadia De Marco. Non la vedo da tanto tempo, la devo rimproverare perché quando ero a New York 2 anni fa non siamo riusciti a vederci, lei aveva degli impegni di lavoro, io sono stato pochissimo, però è una collega con cui ho lavorato tanto e la porto un piacevole nel cuore perché insomma è una persona squisita, una persona con cui abbiamo riso tanto, ci siamo trovati in tante situazioni, quindi molto piacevole. Che bello, Massimo. Ragazzi, io non so cosa dire. Se avete domanda prima che ci Sì, noi rispondiamo a fermiamo, tutte le domande, dite. rispondo a tutte le domande, ragazzi. Se avete delle domande, adesso contiamo fino a 10 per chiedere Massimo. Massimo, a noi qui, non so se conosci i nostri progetti, uscendo dal mondo della moda, volevamo creare un ambiente un po' più sano, un po' più che ci rappresenta in questo paese. Tutte le ragazze che vedi, che conoscerà in questo progetto, arriviamo da tutti i paesi diversi. Ovviamente sentiamo non solo che arriviamo dall'altra parte del mondo, che siamo italiano. E tu hai raccontato una moda che ti dà la possibilità di viaggiare al mondo. A noi che viviamo qua, che cosa ci dice? Che suggerimento ci fai? Come possiamo sopravvivere o vivere, contribuire in questo paese? Io ti ascolto su questo molto volentieri. Ma che posso dire? Coltivare le proprie passioni. Questo penso che sia importante, basilare, no? E poi avere la giusta grinta, perché non tutto ci viene dato subito. Oggi tutto è tutto molto veloce, tutto deve avvenire subito. Ad esempio, ritorno al passato, a quello che ho detto poco fa, un'attività importante come la sartoria, il lavoro del sarto non è che lo impari in un mese, ci vogliono anni e anni e anni. Ma oggi imparare questa professione è redditizio, come tutte le professioni artigiane, ad esempio. Quindi, se noi vogliamo, uno deve avere passione, deve avere la cultura della passione e sapere che i frutti, ci vuole tempo per raccogliere i frutti, anche se oggi tutto viene velocizzato, tutto deve accadere subito, non è così. Capisco che per un giovane non è facile apprendere questo, però ci vuole pazienza. Grazie mille Massimo. Allora stai dicendo di non mollare mai? No? No, Nei coltivare le sogni? passioni, sì. Io Ok, grazie mille Massimo, grazie davvero. grazie a voi di essere stato vostro ospite, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. Aspetta che ti faccio Sono qua, sono qui, sono qui. Non ho capito, scusami. la tua passione di fuori della moda. La mia passione fuori della moda, a me mi ci porta la vita. Allora, vedi, una passione in cui io ho una figlia di 23 anni che è alta come me, pensavo che io sono alto 1,86, che lei chissà potesse fare questo lavoro perché io mi sono divertito tanto. E quando lei era piccola, io la portavo con me in passerella all'uscita finale e quindi l'immagine del papà che usciva con la bambina faceva molta tenerezza, invece mia figlia della moda non è proprio interessata a nulla. Lei è una sportiva e l'ha fatta anche a un ottimo livello, a livello nazionale, gioca a beach volley e l'ho seguita per tanto tempo, quindi quella era una passione per me di seguire un'attività sportiva. Prima giocavo a pallavolo, a beach volley. Poi io me la cavo in cucina, mi piace cucinare, mi piacciono le piante, mi piacciono le piante. Oh, sapete che io parlo con le piante? No, aspetta, ti racconto. Un giardiniere mi ha detto, un giardiniere, guarda che le piante ascoltano. Lo sai che ci penso a questa cosa qui. E quindi niente, mi piace cucino, so cucinare, insomma, sempre in modo molto semplice, molto naturale. E tutti quelli che vengono a mangiare a casa mia poi ci ritornano, quindi vuol dire che mangiano bene. Oh, che bello. Buono, Però lo ovviamente. sport fa sempre parte della mia attività, insomma, della mia vita. Vado a correre, mi piace correre, poi mi diletto anche nel ballo. Ho studiato qualche cosa, ho studiato swing, un po' di tango, quindi vabbè,
Vabbè, come ho detto prima, le passioni vanno coltivate, no? E quindi forse il segreto è il succo della nostra vita, dello stare bene, ecco, della nostra vita. Massimo, caro, non sono, come si dice in inglese o in italiano? Senza parole, senza parole. Oh, addirittura. No, perché sai, perché molte volte quando arrivi, molte persone quando arrivano al tuo livello di vita, di lavoro, di esperienza, no? E pensano che sono già arrivati, no? Che non c'è più. Invece, con tu, come ci stai parlando, come stai confessando con tutte le persone che ti fanno le domande, ci fai capire che non siamo mai arrivati, abbiamo da imparare tutti i giorni. Di questo ti ringrazio. Ovviamente noi ci vediamo presto per un caffè pranzo, lo sai, no? Volentieri. Sì. E ti ringrazio per sempre di questa opportunità che ci hai dato. E no comment, sono really grateful. No, non Grazie, posso grazie, Dani. abbracciarci, non possiamo abbracciarci, però sappi che Lo come stai faremo, prima o poi lo faremo. abbracciando. Ok, grazie mille per la Grazie, piacevole Mari. Grazie, Priscilla, siete state squisite. Grazie. Sì, Grazie. aspettiamo un invito a cena allora. Ok, va bene. Davvero tanto perché sentire comunque la tua esperienza di tanti anni e comunque questo ambito non è sempre così semplice da mantenere una carriera così e è davvero, davvero bello. Comunque, complimenti, speriamo che ti diano un premio enorme. Per me è stato un Se premio, non quindi te lo sarà per danno a te, questo. se non te lo danno, ce Ce lo lo diamo. facciamo Esatto. noi, ce lo portiamo noi il premio. D'accordo, va bene, va benissimo. Ok, ce la facciamo, dai. D'accordo. Grazie Massimo. Buona serata. Buona serata a te. Ciao. Ciao, ciao Ciao, Priscilla, ciao Maria. grazie. Ciao, ciao.